Buongiorno, mi sentite? Sì, perfetto, grazie. Grazie di essere intervenuti. Allora, il mio intervento ovviamente, io faccio parte di Brianza Plastica, siamo produttori di sistemi termoisolanti, quindi parlerò di efficientamento di edifici scolastici. In particolar modo noi ovviamente ci occupiamo dell'isolamento dell'involucro edilizio a tutto tondo, nel senso che probabilmente conoscete il nostro prodotto di punta che si chiama Isotec. Molto probabilmente l'avrete usato nel 99% dei casi sulle coperture, ma ormai sono circa una decina, quindicina d'anni che lavoriamo anche sulle pareti, utilizzando, poi vi farò vedere più nel dettaglio come funziona il sistema, però le stesse caratteristiche che avete apprezzato sul sistema da tetto le potete utilizzare anche in facciata. Ovviamente nella progettazione di oggi è fondamentale una progettazione integrata che coinvolga sia la parte impiantistica che la parte di isolamento termico, però diciamo che sappiamo tutti che ovviamente con un involucro perfettamente isolato e che abbia determinate prestazioni l'impianto li può andare in scia, diciamo, un po' più semplicemente e con delle caratteristiche magari meno diciamo che possono essere meno spinte rispetto a un edificio magari non è isolato, ma con un edificio iperperformante, insomma, che ha un involucro non molto performante. Di conseguenza la progettazione dell'involucro per evitare le dispersioni termiche diventa fondamentale ed è in questo settore che ci inseriamo noi. Appunto, vediamo in questo grafico molto semplice, banalizzandolo anche un po' ovviamente, vediamo che le coperture e le pareti sono le parti dell'involucro che disperdono maggiormente. Ci sono diverse possibili soluzioni che sono anche magari già sedimentate storicamente, recepite nel modo di costruire di una volta piuttosto che nelle nuove costruzioni. Quello che stiamo vedendo è che attualmente si sta cercando di isolare sempre dall'esterno, quindi utilizzando sistemi simili cappotto piuttosto che facciata ventilata. Questo perché? Perché ovviamente all'interno di un edificio e di una struttura muraria o perimetrale di un edificio ci sono una serie di discontinuità che possono generare una serie di conti termici che isolando dall'esterno possono essere bypassati più semplicemente rispetto a magari utilizzare soluzioni di intercapeline con un isolamento intermedio all'interno di un pacchetto murario composto da due strati di laterizio o da diverse soluzioni, magari anche di pacchetti a secco, ma che comunque magari quando trovano la struttura trovano un ostacolo e l'ostacolo va girato cercando di minimizzare appunto quelle che possono essere le dispersioni. Abbiamo tutti in mente magari le figure dove si vede il classico edificio dove si può leggere tranquillissimamente tutta l'interaiatura di travi e pilastri dovuti appunto alla differenza di temperatura dell'umidità che va a sporcare magari di più l'intonaco dove non c'è il collegamento, diciamo, calcestruzzo e la parte calcestruzzo che magari è un pochettino più pulita. Quindi noi lavoriamo sicuramente dall'esterno cercando appunto di ottimizzare quello che sono l'eliminazione dei conti termici con una serie anche di caratteristiche di nodi strutturali che poi possiamo anche fornirvi e aiutarvi in fase di progettazione. E inoltre con i nostri sistemi possiamo dare anche una garanzia sulla continuità di prestazione perché sono rivestiti d'alluminio, hanno comunque un isolante che non è permeabile all'acqua, di conseguenza c'è un intervento che avrà sicuramente una durabilità maggiore rispetto ad altre soluzioni o magari isolamenti utilizzati in intercapeline che dopo un po' magari possono dare anche problemi o comunque non c'è modo di controllare in quali condizioni siano. In più aggiungiamo un plus che è quello della ventilazione, perché tutti i sistemi Isotec oltre alla parte isolante vanno anche ad integrare un sistema di ventilazione che ci consente di utilizzare lo schema avanzato dato poi dal materiale di finitura come ulteriore prestazione e per anche implementare quelle che sono le caratteristiche, magari soprattutto in fase estiva, di resistenza al passaggio del calore, perché ovviamente l'irraggiamento solare colpisce il rivestimento esterno sia in facciata che in copertura, ma non viene trasmesso direttamente all'isolante, viene trasmesso all'interno della camera di ventilazione che ha un ingresso che è un'uscita, quindi poi ci saranno da gestire anche
questi punti che sono fondamentali, creano un circolo d'aria e quindi un lavaggio termico della facciata. Quindi l'isolante non lavora sotto l'effetto dell'irraggiamento solare, ma come se lavorasse sempre in ombra, di conseguenza in fase estiva si scalda di meno, quindi ha meno lavoro da fare per trattenere all'esterno il calore che invece fa scoppiare se è irraggiato direttamente molto più facilmente all'interno dell'abitazione, e aiuta anche a gestire le umidità che si formano all'interno del materiale di rivestimento, sia in copertura, che magari toglie l'effetto gelivo che si ha sulle tegole, e quindi si può anche ottimizzare la vita del rivestimento esterno stesso, perché le tegole quando vanno a gelare, quando si forma l'umidità, tendono poi a sfogliarsi, comunque a degradarsi, a rompersi, e questo capita anche ovviamente con gli elementi di facciata. In fase invernale, appunto, anche quel piccolo delta termico che ci può essere grazie sempre all'irraggiamento solare che colpisce il rivestimento esterno, per differenza di pressione dell'aria e di temperatura, si crea questo moto convettivo che ovviamente ha una velocità inferiore rispetto a quello estivo, ma che comunque ci aiuta ad asciugare queste condense. Diventa fondamentale in un panorama dove si lavora tantissimo sulla ristrutturazione, tanto anche sul nuovo, con tecnologie completamente differenti, proporre sul mercato dei prodotti che possono essere molto versatili e che possono essere utilizzati su tutte le tipologie di struttura esistenti, sia per la copertura, con una posa anche completamente a secco, quindi con piccoli accorgimenti differenti di cambio, la modifica del sistema di fissaggio, che possono essere tirafondi per il legno piuttosto che tasselli per le strutture in lettero cemento, le strutture in muratura, oppure delle vite autofilettanti, autoperforanti per le strutture in metallo. Possiamo lavorare su struttura continua e discontinua, quindi anche con interassi fino a 1,20 m direttamente su muricci, oppure appunto su orditure metalliche che non hanno nessun tipo di impianto calpestio, con i sistemi da tetto, e doppia compatibilità anche con, sia sulle strutture ma anche ovviamente con tutti i materiali di finitura esterni, perché anche qua ci affacciamo su un panorama di finiture esterne che sono le più molteplici. Negli ultimi anni abbiamo assistito sicuramente sulle nuove costruzioni ad un abbassamento, annullamento della pendenza della copertura, perché il design ci ha portato un po' o a estremizzare, quindi con delle coperture magari simili a nord europee, con delle coperture con delle pendenze molto accentuate, piuttosto che invece ad abbassare le pendenze. Quindi usciamo un po' dai tradizionali binari dell'isotec come pannello sotto tegola, per affacciarci con soluzioni sempre che fanno parte del sistema Isotec al mondo delle lamiere, delle coperture a bassa pendenza. Quindi in questa slide ho riassunto un po' quelle che sono le varie possibilità per arrivare fino all'1% di pendenza con le lamiere a scatto. Abbiamo già fatto dei lavori, quindi da quel punto di vista abbiamo anche una buona esperienza su questo tipo di soluzioni, piuttosto che le lamiere con doppia graffatura, che sopra la parte di ventilazione richiedono un assito perché devono avere un piano di calpestio al di sotto della lamiera, su cui si posa un telo e si mettono le lamiere, piuttosto che lamiere grecate che vanno a pendenze da 7% in su, tradizionali, molto più commerciali se vogliamo, oppure anche tegole a bassa pendenza piuttosto che lastre in fibrocemento che vengono usate spessissimo nella bassa pianura padana, con sopra poi i coppi per mantenere la classica finitura in coppi, oppure le tegole tradizionali fino al 30% di pendenza in su. La stessa cosa la riproponiamo però sulla facciata, perché come vi dicevo prima è fondamentale poter declinare il nostro prodotto su tutte le possibili soluzioni che vi trovate davanti, perché adesso le tecnologie costruttive nuove ci portano anche a dover lavorare su case prefabbricate che siano in legno piuttosto che con struttura metallica, con magari un pacchetto di altri isolanti che vengono implementati, lastre interne in carta e gesso, quindi posa in opera di sistemi completamente a secco, piuttosto che su strutture tradizionali che possono andare dal classico pannello in CLS prefabbricato del capannone alla struttura in calcestruzzo, porton, cassavuota, tutto quello che ci può essere sul mercato,
e la possibilità di posare Isotec in verticale o in orizzontale a seconda, uno, del rivestimento esterno, ma due, anche a seconda del tipo di struttura su cui mi sto aggrappando, mi sto fissando. Il panorama delle finiture in questo caso è più svariato e mi invito anche a sbizzarrirvi a livello progettuale, perché il pannello è adattabile appunto a tutti i tipi di finitura. Ci capita spesso, per arricchire magari un edificio riqualificato piuttosto che nuovo, di lavorare con due finiture o tre finiture diverse sullo stesso edificio. È possibile adattarsi ovviamente studiandolo in fase preliminare e lasciarvi la libertà di comporre architettonicamente l'edificio come più vi piace, come più gradevole, insomma, che la committenza vi richiede. Il pannello Isotec e Isoparete sono appunto fratelli, diciamo, e hanno la stessa matrice isolante, che è poliuretano espanso a celle chiuse, 38 km3, è rivestito d'alluminio, che è fondamentale sulla copertura, perché ovviamente va a gestire tutte quelle che sono le piccole infiltrazioni piuttosto che i connessi sotto tegola, alluminio ovviamente impermeabile. Il correntino metallico sul pannello da copertura ha una doppia versione standard, che è microventilato XL e XL Plus, che sono alti 4 cm e consentono di avere una ventilazione sotto tegola maggiore rispetto a quello standard. Il pannello da parete invece alla sagoma del correntino è sempre quella, possiamo farlo color nero piuttosto che color naturale, insomma acciaio naturale. La variabilità del pannello è maggiore rispetto a quella della copertura, va dai 25 ai 73 cm. Spesso si fanno al passo 400 mm e 600 mm, che sono quelli che richiamano un po' o il grass o le lastre fibro cemento portaintorno. Sono quelli che commercialmente vediamo che vanno per la maggiore. Abbiamo diminuito un po' la lunghezza del pannello, da 1,5 m invece che 3,90 per ambientarlo meglio sui ponteggi, perché altrimenti 3,90 negli spazi che ci sono sui ponteggi era un po' troppo lungo, è un po' più manovrabile, quindi comunque le caratteristiche del pannello appunto sono similari l'uno all'altro e sono ovviamente accomunati da un lambda D già invecchiato 25 anni di esercizio di 0,22 watt su metro quadro Kelvin, che è un ottimo potere isolante e soprattutto è costante nel tempo, dall'uscita del pannello in fabbrica alla 25 anni, ma poi avere un abitato di una vita superiore ai 50 anni tranquillamente, quindi possiamo stare tranquilli che quello che mettiamo in scheda tecnica vale poi per tutta la vita del prodotto, proprio perché anche il poliuretano, essendo a cella chiusa, non ha assorbimenti d'acqua, che l'assorbimento d'acqua va a battere in modo drastico la performance isolante. E ci sono una serie di spessori che vi consentono di arrivare anche a 160 mm, che con un lambda 0,022 è uno spessore importante, insomma. In più, per la parete abbiamo aggiunto anche Isotec Parete Black, che ha una classe di reazione DS2D0, per rispondere un po' a quella che è l'aggiornamento della normativa antincendio, che soprattutto sulle facciate è un po' più importante è un po' più stringente rispetto a quella del tetto, ed è composto da poliuretano PIR invece che poliuretano PUR come gli altri, e ha un rivestimento esterno con un coating minerale. Si abbassa leggerissimamente la prestazione proprio perché il coating esterno è diverso rispetto all'alluminio, ha una prestazione leggermente inferiore a 0,24-25 a seconda degli spessori. Faccio vedere un paio di edifici scolastici in cui è stato utilizzato il nostro prodotto, che hanno delle motivazioni per cui hanno usato il prodotto completamente diverse. Questo è l'edificio nel collegio Manzoni a Merate, bassa provincia di Lecco, diciamo. È un edificio risalente al XVII secolo. Come potete vedere dalla foto fatta con il drone, si compone di una serie di implementazioni che sono state fatte nel corso dei secoli, degli anni. È un edificio oltretutto sottoposto a vincolo. Nel corso del Novecento sono state fatte una serie di ristrutturazioni che hanno reso la copertura completamente disarmonica e abbiamo trovato almeno tre tipologie di tegole differenti utilizzate sullo stesso edificio: marsigliese, portoghese e coppi tradizionali. Qua potete vedere appunto l'abbinamento tra le soluzioni, pur essendo un edificio sottoposto a vincolo, no? Ci si trova di fronte anche a queste situazioni e uno si chiede come mai,
e vediamo appunto anche lo scivolamento dei corpi. Nel 2017 c'è stata una tromba d'aria che ha reso la copertura pericolosa, quindi hanno deciso di intervenire e siamo intervenuti con un Isotec spessore 60 mm, sono quasi 3.400 metri di copertura. Isotec da 60, già come conduttanza il pannello fornisce uno 0,37, in questo caso lo spessore è basso, ma perché è stato scelto questo tipo di prodotto? Per le sue caratteristiche, come vi dicevo prima, di seconda impermeabilizzazione, semplicità di posa in opera, adattabilità ai vari tipi di strutture e ai vari tipi di finitura, perché comunque bisogna andare a riproporre le tre tipologie di finiture esterne di tegole perché non si potevano cambiare. Quindi con un unico prodotto abbiamo usato passi diversi per andare a rispondere alla richiesta del 36 cm per i coppi di passo tegola, il 34,5 per la marsigliese e per la portoghese. Abbiamo lavorato su, sono stati fatti anche degli interventi proprio perché comunque la tromba d'aria aveva, diciamo, evidenziato alcune carenze strutturali, quindi c'è stata una sostituzione di alcuni travetti in legno piuttosto che un affiancamento, quindi si è lavorato, in alcuni punti è stato messo l'assito, in altri punti si è lavorato su luce libera, quindi comunque l'adattabilità del pannello e la versatilità ci ha consentito, insomma, di riuscire a rientrare in questo capitolato. Qui vediamo alcune fasi di posa in opera dove è stato utilizzato il coppo, un coppo nuovo con il nasello nella parte sottostante, in modo che semplicemente basta appoggiarlo al pannello Isotec, invece i coppi superiori sono stati tutti agganciati col gancetto, che è una cosa tradizionale per i coppi. È stata implementata la funzione dell'elemento di ventilazione. I primi coppi erano tutti cementati, adesso hanno usato il sottocollo ventilato con poi appunto l'utilizzo sopra del coppo, anche quello agganciato, in modo che il recircolo d'aria potesse arrivare dalla gronda, scorrere lungo tutta l'intercapelline che crea il correntino di ventilazione dell'Isotec e fuoriuscire dal corpo. Vi dicevo prima che appunto è stato utilizzato uno spessore 60 mm perché non era richiesta una prestazione termica, diciamo, da edificio abitabile importante, perché il sottotetto era un piano completamente vuoto, utilizzato come locale a perdere, insomma, classico sottotetto non abitato, non utilizzato neanche come magazzino. Viceversa, abbiamo lavorato anche su questo edificio a Chiari, in provincia di Brescia, che poi a seguito dell'ottimo risultato ottenuto è stato replicato in un altro sito, sempre nello stesso comune, hanno praticamente fatto una copia e incolla della stessa scuola e anche migliorata sotto alcuni aspetti, visto appunto le ottime performance, gli ottimi risultati che hanno ottenuto. È stata una demolizione e ricostruzione parziale di alcuni edifici, un polo scolastico importante come dimensioni, ospita scuola primaria e secondaria, anche una palestra utilizzata come centro sportivo della scuola, tutta una serie di aule per corsi di formazione, quindi è un polo, è integra anche più funzioni oltre a quello della scuola. È andato in A1, praticamente un NZEB, che è un risultato molto importante. Qua vedete il prima e il dopo, prima era una palestra praticamente fatta in lamiera, struttura metallica in lamiera, ovviamente alcuni corpi sono stati demoliti, ha una sagoma un po' particolare perché in alcuni punti l'edificio vecchio è fatto a forma di stella e la parte dietro invece sono dei corpi un po' più uniformi e rettilinei. È stato posato una quantità importante di fotovoltaico che è gestito dal comune e copre il fabbisogno anche di altri edifici comunali che ci sono lì nell'intorno, quindi è una prestazione importante, è praticamente una centrale di produzione elettrica questa scuola. Questo era il vecchio corpo di fabbrica con dei corpi aggettanti anche in calcestruzzo che sono stati tagliati, fresati e regolarizzati come corpo di fabbrica, quindi un intervento importante anche a livello strutturale. Si è usato il pannello come una finitura poi in piastrella in ceramica 30-60 come formato. In questo caso però hanno usato uno spessore importante proprio perché gli serviva anche la prestazione termica, uno spessore 12 che già da solo ha una conduttività termica di 0,18 watt su metro Kelvin o metro quadro Kelvin, che è comunque una prestazione già importante se pensiamo che poi dietro c'è tutto il pacchetto murario che va a implementare comunque la prestazione, quindi si è scelto ovviamente di
andare dietro alla parte impiantistica anche con un isolamento dell'involucro consistente. Come potete vedere dalla foto di sinistra, il pannello è stato posato in questo caso in verticale per ottimizzare appunto la frequenza dei fissaggi, ottimizzare le dimensioni dei pannelli, avere un pannello che è su un formato di piastrella 30-60 viene messo in verticale per utilizzarlo sul passo 60, va a dimezzare praticamente quali sono i tasselli da utilizzare e i correntini da utilizzare se avessero deciso di posarlo in orizzontale sul lato 30. Quindi ogni due ho un correntino in meno, insomma, da avvitare. Sì, vado velocissimo, tanto sono foto. Questi sono appunto alcuni dettagli dove hanno utilizzato sistemi di finitura diversi e vediamo come vi si innesca, quindi anche a livello progettuale, appunto, ripeto, vi potete sbizzarrire, poi vi aiutiamo nel caso a comporre alcune soluzioni se non siete troppo convinti, se avete bisogno magari di qualche consiglio o comunque una testa in più sul pensare ad alcuni dettagli. Queste sono manine a vista, una manina scomparsa, col dettaglio dell'angolo, quindi questi dettagli ve li possiamo fornire anche noi. In questo caso si vede la manina scomparsa rispetto a quella precedente con la manina a vista, quindi anche a livello architettonico, estetico, potete scegliere voi quale soluzione vi aggrada di più. Dettaglio della partenza con alcune griglie che si mettono alla base della muratura, questa è sempre scelta progettuale o scelta dell'impresa in cantiere sul come farle, poi vi indichiamo di farle. Partenze non dal piano terra ma dal piano primo, quindi sempre l'importanza della grigliettina microforata per far entrare l'aria all'interno delle intercapegne e per farlo uscire stessa cosa, insomma, la si può vedere in sommità con alcune soluzioni dove magari c'è il quadro dove non abbiamo la gronda, con il cappellotto che copre lo sbalzo del parapetto che esternamente rimane un pochettino più staccato per creare appunto la possibilità, per lasciare all'aria la possibilità di fuoriuscire e girare. Queste sono ancora appunto le foto. Questo è conclusivo, insomma c'è anche un altro prodotto che si chiama Isotecline per soluzioni non ventilate che va a completare la gamma dei sistemi Isotec e sotto riassunto un po' tutte quelle che sono le caratteristiche, insomma, che vengono riconosciute al nostro sistema, ai nostri sistemi. E grazie, complimenti. Maurizio Brecca.